come tutti i ragazzi, io sono Mickey Mouse e sono ritornato. Ritorno dalle avventure. Anche il locandiere me lo dice, ragazzi, sono le 7:08, giusto il tempo di fare l'aggiornamento del 12 ottobre 2021, martedì, ragazzi. Sto subito registrando un video perché, da come potete vedere, sono arrivati i mercenari su Hearthstone, ragazzi. Finalmente li aspettavo da un sacco di tempo. Ovviamente, ragazzi, non ho shoppato, per vedere due pacchettini. Vai! Quindi questa qui, ragazzi, è proprio la prima apertura del gioco. Lo apro insieme a voi. Cioè un pochino, ecco, lo apro proprio, diciamo che esploro il gioco insieme a voi. E anche questa nuova modalità, boom, ragazzi, incredibile. Allora, prima di tuffarci proprio nella modalità, allora andiamo a vedere nel negozio cosa è cambiato. Ok, c'è il pacchetto di benvenuto. Ok, la busta, perché ovviamente ogni eroe, ragazzi, comunque mi sono informato, ma penso che anche voi, comunque il video uscirà domani e ritorno, ragazzi, a bomba proprio con questo video. Qui ci sono i vari, quindi, pacchetti per i token degli eroi, va bene. Qui ci sono le altre cose rimaste normalmente, le avventure, i vari altri pacchetti per gli eroi e per la battaglia. Apriamo queste due buste, ragazzi, per vedere chi troviamo. Anche se, ragazzi, non sappiamo niente, nulla di che vai. Guarda qui, completi il tutorial dei mercenari. Allora, scusa, volevo farmi uno spoiler prima di giocare. Andiamo, signori. Forma e potenzia un gruppo di mercenari mentre vai a caccia di taglie e di glorie. Ho visto i gameplay, mi piace veramente un botto, ragazzi. Ho visto il villaggio, come sarà, ovviamente, però non vedo l'ora di giocarci. Questo video, ragazzi, da come potete vedere, anche se lo sto registrando adesso, l'ho fatto uscire subito il giorno dopo, il 13. E insomma, ragazzi, per restare nell'hype, clicchiamo. Forma in potenza un gruppo di mercenari. Ciao. Mentre vai a caccia di taglie e di gloria. Ok, perfetto, dobbiamo formare questo gruppo e andare a caccia di taglie. Perfetto, ciao Valera. Ok, vai come nei trailer, signori, incredibile. Mamma mia. Servono mercenari che non hanno paura di sporcarsi le mani. Che questa figata. È una occasione per stupirmi. Vediamo che sei. Certo, Valera, certo, ti stupisco. Un ratto gigante, ma se lo mettiamo col paese. Guardate qui, floreale. Ok, posso già muovermi, scontro normale. Fornisce pie e tesori. C'è un sacco di compense, il boss finale. Capitano, bocca larga. Più. Ok, ottieni delle monete per i mercenari nel tuo gruppo e nella tua collezione. Alcune delle seguenti ricompense. Wow, Xirella. Ragazzi, Xirella è veramente forte. Allora, andiamo con il ratto gigante. Tuffiamoci, ragazzi, questa nuova avventura. Ragazzi, non sto più nella pelle. Spero anche voi con me. Lo so che probabilmente avrete visto live di Poli, di Atrix, di altri youtuber. Forse non lo so, avrete vinto anche un loro bundle, avrete visto qualsiasi altro video. Però sono troppo contento, ragazzi, e spero che lo siate anche voi con me. Ok, seleziona questo mercenario. Intanto guardate com'è bella la schermata, bella ampia, pulita. Intanto sono molto reattivi. Guardate qui, si muovono la salute e l'attacco. Allora, seleziona questo mercenario. Allora, salute, vabbè, attacco normale. Prepara l'abilità. Certo, ci sono le varie abilità da potenziare, quelle più veloci. Colpo del crociato 1. Attacco un nemico. Colpo di grazia. Rigenera 10 salute di questo mercenario. Quindi se lo facciamo fuori, ok. Attacco un nemico. Ovviamente, vabbè, uno dei due indifferente. Seleziona questo mercenario. Perfetto. Ok, tiro arcano, uno infligge 4 danni a un nemico. Non sappiamo la velocità, ancora non ci è detta. Ma io direi di attaccare sempre questo, no? Sì. Dai, tanto questo è un tutorial. Finito. Ok, pronti? Finito, grazie, mamma, che voce incredibile. I mercenari usano automaticamente le loro abilità scelte in combattimento. Eliminano tutti i nemici per vincere. Quindi in pratica questo è gameplay, ma già l'avevamo visto prima, però figata assurda. Ok, si avvicina il combattimento. Ok, attacca un nemico. Aiaiaia. Ok, quello si è suicidato, il nostro amico. Le abilità con attacco uniscono un combattimento fisico col nemico. Fai attenzione perché subirai dei danni di ritorno, effettivamente come l'ha subito il topo prima. Altre abilità possono essere usate in sicurezza da distanza. Allora, quindi questa qui sicuramente attacchiamo. E questa qua è da distanza. Ecco, appunto, non ha subito danni. Ok, finisce il turno, quindi penso che poi potremo, ok, anche spostare se vogliamo, non ci piace come è messo.
Ok, il nostro attacco, quindi possiamo cambiare l'abilità. Pronti, e addio Topolino. Mio Dio signore, ragazzi, questa qui sarà attacco nemico, perfetto. Ok, ripiegoniamo pure vita, perfetto. Questa qui, ragazzi, secondo me, che bella esplosione nuova. Wow, la prima vittoria in mercenario nel tutorial. Comunque sarà, secondo me, ragazzi, una tipologia di gioco, una modalità da tryhardare, peggio delle battaglie, perché si sale di livello, c'è il farming come in un GDR, cioè incredibile. Tyrande e Kariel Roam, scusate la pronuncia, Roame, sì. Umano elfo della notte, Tyrande, bellissima, ok. Nuova abilità. Oh mio Dio, salva arcana 1, perché, ah vero, si possono potenziare 1, 2, 3, questo è visto dai trailer, ragazzi. 5 di velocità, quindi è abbastanza lento, però inflige 2 danni a 2 nemici casuali, quindi se c'è più di un nemico non si sa. Come delle carte del cacciatore. Ma non perdere la concentrazione, hai compagnia. Valera, tranquilla, sono bravissimo. Coboldo, dito viscoso. Vabbè ragazzi, questo comunque è il tutorial ancora. Ce lo giochiamo tutti insieme, ragazzi, per introduzione a questa modalità bellissima e fresca fresca di uscita. Cioè ragazzi, veramente giusto il tempo dei 7 minuti, 5 minuti di aggiornamento e boom. Ok, sono entrato in partita. L'ordine del combattimento di base è la velocità. Le abilità con le velocità più basse iniziano per prima. L'ordine delle abilità con la velocità uguale o casuale. Quindi non è detto che un'abilità veloce sia avanti. Stai calma. Ok, quindi parlano poco, diciamo. Ok, questa è velocità 8 e 8. Allora, questo qui, come abbiamo detto, attacco nemico, quindi 3 danni. Allora, dietro di qui di faccia. Se... è più veloce questa. Beh, a sto punto sono solo 2. Questa qui la fa fuori, sicuramente. Allora, sì, ci conviene, ragazzi, usare qui. Perché qui, a parte che, ragazzi, secondo me la matematica è fondamentale. Ma poi, appunto, se noi attacchiamo con questo, ci facciamo 2 danni, 3. E questo qui prende anche 3, 10 di vita. Vai! Tanto loro sono più lenti di noi perché hanno 8 di velocità. Boom! Ok, non si somma, quindi raggiunge la vita massima. Ok, allora, io direi di fare la stessa cosa, signori. Tiamo, signori. Boom! Bellissimo questo zoom, le grafiche, la... è incredibile. Ragazzi, dovete far esplodere questo video di mi piace, di visual. Cioè, incredibile. Lo so che ritorno dopo tanto tempo e potrà essere, diciamo, forse... Ok, attacchiamo intanto qui, ecco. Cioè, questo qui, vabbè, facciamo questo, ma facciamo qua pure a lei. Potrebbe essere, insomma, diciamo... Ecco qui, perfetto, l'abbiamo fatto fuori. Addio! Brutto lupo di mare. Quindi potrebbe essere, diciamo, anche forse un po' atipico, poco visto, diciamo, perché poi non è che porto Hearthstone come serie. Però, ragazzi, se vorrete, vi porterò un sacco di episodi dei mercenari, che fino ad ora, anche già dal tutorial mi piacciono un sacco, ma anche già da prima mi piacevano dai trailer. Abbiamo... Ho reclutato un terzo mercenario per il tuo gruppo. Oh, nuovo mercenario, Xirella! E blu, ragazzi, qui c'è come i Pokémon in pratica. Fuoco, acqua e erba in pratica. Hanno delle status e dei malus a vicenda, positivi e negativi. Xirella, capitano dolcetto, mamma come a buschi. Quindi ragazzi, anche se è il primo video dopo tanto tempo, io confido in voi e nella soprattutto novità di questa serie. Quindi prego, spolliciate. Ecco qui, appunto, protettore. Ecco, scusate, io ho detto un pochino in modo poco tecnico, però qui c'è il protettore che invece due danni al combattente, il combattente due danni all'incantatore, l'incantatore due danni al protettore, quindi incredibile. Oh, stai calmo. Ok, intanto questa qui possiamo vedere che infligge, ecco, per due, si vede tutto rotto, bella figata assurda, quindi che fai, te ne privi, no? E invece questa qui infligge 2 danni al signorino, questo qui infligge 2 danni a questo, insomma, in più. Quindi a sto punto facciamo così, così ne facciamo questo attacco, così gli infliggiamo 8 danni. Infligge 2 danni a un nemico e gli fornisce meno 2 attacco per questo turno. Allora io direi di scagliarci contro questo. No, il protettore è forte contro l'incantatore, ci fa 6 danni, ma sei un pazzo. No, 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 andiamo così. Signori, lasciamo stare. Cavolo, mannaggia. Oh, aspetta, non ho capito nulla. Scusi. Intanto qui 8 danni, perfetto. Allora,
Quando lui ci ha attaccato a noi non ha subito il doppio dei danni. E questo è qui l'incantatore, quindi può infliggerli pure da lontano. Comunque, come non detto, ah, infliggi due danni più uno salute ai tuoi Murloc. Ok, questo ha fatto. Ecco, vedete, gli abbiamo inflitto 6 danni. Allora, attacchiamo qui, ovviamente, così recuperiamo vita. Ovviamente qua. E questo qui sarà il primo. Attacchiamo sempre qui, ragazzi, perché questo ormai lo faccio fuori in un colpo. Ecco qua, boom. Vinci 4 danni, 8. Abbiamo concluso, ragazzi, in bellezza. Addio. Esploto, esploso. Salita di livello. Xirella è bellissima anche l'animazione, è molto smooth. Siamo al boss. Efficiente, mi piace. Mamma, sono troppo bravo. C'è un altro mercenario che vuole unirsi al tuo. Ma per fortuna, direi. Ok, ce l'hanno regalato in pratica, ragazzi. Grommash, Malogrid, il famoso Grommash, signori. La dinastia da Quadragarrosh, Grommash e Marte Fado, non si capisce niente. Però evviva, devi vai. La gemma sopra la testa del tuo bersaglio. Sì. Prestaci attenzione. Grazie. Significa che ci saranno altri combattenti in questa battaglia. Ok, certo, certo, sicuramente. Però di tipo, diciamo, verde. Non mi ricorderò, ragazzi, già tanto che non li chiamo erba, fuoco e acqua. Quindi diciamo verde e basta. E ragazzi, se vorrete nuovi episodi, ma soprattutto molti, molti episodi più lunghi. Wow, li devo scegliere. Ah, perché solo 3 mercenari, giustamente, possono combattere contemporaneamente. I mercenari stanno aspetteranno in panchina come riserve, ma ovviamente, signori. Ehi, amico, ciao. Ok, qua non ci dicono le abilità. Allora, ovviamente, questi fanno più danni, quindi scegliamo a lui. Wow, pure le animazioni sono fighe. Quindi, ragazzi, voi ditemi se volete nuovi episodi, molti più episodi di Hearthstone, la modalità mercenari, subito. Vi porterò un sacco di episodi. Allora, questi qui dovrebbero infliggere più 2 danni a questo, se non sbaglio. E quindi ci mettiamo a Tyrande. Xirella, vai in panchina, vai. Ok, pronti. Preparazione. Ok, allora, fervore sanguinario. Attacco nemico, colpo di grazia, ottiene 5 attacco. Perfetto. Allora, in questo caso fa 6 danni. Beh, io direi di attaccare qui. Allora, questo qui entrambi. Così poi lui può sfogliare il colpo di grazia. E andiamo lui davanti a quello. Invece danni per... Oh, cavolo. Oh, cavolo, signori. Oh, no. Ai. Vabbè, Xirella, ovviamente sui miei sconfitti con quelli della tua panchina. È ovvio, ragazzi, allora. È pericoloso quel pirata. Allora, ovviamente attacca un nemico colpo di grazia. Quindi in questo caso 3 e 6 e muore questo. Poi infligge 2 danni. E ok, questo qua perché ha troppo attacco per i miei gusti. E ovviamente è qua. Vai. Però attaccherà. Ok, attacchiamo sempre prima noi. Incredibile. Ok, perfetto. Il colpo di grazia. Signori, ha creato la partita il nostro Grommash. Wow. E level upponi. Però non della carta sconfitta. Ah no, ah, no, Tyrande anche. Quindi, ragazzi, anche se, ok, perdete delle carte, prendono i livelli, perché a volte non è sempre così nei veri giochi. Provocazione, ma la famosa provocazione. Il genera 4 salute a questo mercenario e gli fornisce provocazione per un turno. Incredibile. Ecco il bersaglio. Prendi posizione ed eliminalo. Eccolo qui il boss. Andiamo, ragazzi, senza esitare. Spero, ragazzi, che vi piaccia anche a voi la modalità mercenaria. Fatemi sapere nei commenti se vi piace, se non vi piace, se ci spenderete i soldi, se avete acquistato i bundle. Tutto, ragazzi. Wow. Wow. Intanto è cambiato anche l'ambiente, è una figata assurda. Ci si può interagire, ragazzi. Poco. Intanto, guardate, è molto più bello e non c'ho più Tyrande. Ah, è stata fatta fuori, quindi si deve ricaricare.
Vabbè, non conta dove li posiziono, perché comunque l'importante è l'attacco. Allora, ok, posso vedere abilità ancora, non le avevo viste, incredibile. Allora, lancia le sarà giocare lui per giocare per primo. Fornisci attacco a un altro personaggio per questo turno. Ok, quindi ci darà il suo e due attacco a lui. Quindi a questo punto io gli darei il fatto di attaccare direttamente a questo e ridurre gli attacchi suoi. Ok, quindi si mischiano i vari attacchi, quindi probabilmente lui attaccherà per ultimo. E cerchiamo di far fuori questo, visto che è quello con la vita più bassa. Ok, quindi tu l'attacco non lo dai a nessuno. Ah, hai visto? Ok, intanto lui continua a subire danni, come non ci fosse un domani. Perfetto così. Ah, però... No, aspettate, sono cambiate le abilità. Fermi. Ok, qui possiamo togliere tutto. Ok, sono cambiate le abilità. Infligge 4 danni normalmente, e questo è un conognol. Dovremmo farlo fuori. Sì, con questo. Poi così con questo. Ok, quindi in pratica lei gli infligge un danno, lei gli infligge un altro danno e lui lo finisce, guadagna punti vita. Poi lei gli dà una provocazione incredibile. No, piano. Ah, gli inflitto 8 danni, purtroppo. Scusi. Come? C'è qualcosa che è andata storta. Ecco ragazzi, ho fatto male i conti. Allora, in ogni caso, diamogli taunt. Uccidiamo questo, grazie. E lui lo finiamo. Vai. Ok, attacco due volte un nemico, per fortuna ragazzi. Dato perfetto. Oh, mamma, adesso sei morto, caro. Sesso, ti facciamo fuori. Attacca. Intanto lui può infliggere 4 danni, ma non ci interessa far fuori solo lei. Addio, Xirella. Però abbiamo vinto. Mamma mia, signori, addio Gnoll. Mamma mia, signori, incredible. Oh no, il primo lavoro del giorno. Vinci una... Ah, le taglie, le bounty, ragazzi. Le taglie. Wow, Terande level up, che è bellissimo proprio. Anche Kariel. Con Xirella, nuova abilità. Rigenera 5 salute, vai. Tipico sacerdote. Oh, voglio i premi. Signori. 1. 35 gettoni. Adesso capirò bene come si devono utilizzare per farli velappare. Ma non si, ragazzi, non si è capito tanto bene nel trailer. È meglio giocare. Ok, Tyrande, Xirella, tutti quelli che ho, ovviamente. Wow, epico. Ma certo, sono un mercenario bravissimo. Livello 1, capitano, bocca larga, turni in questa sessione 13. E certo, per i vari turni che ho giocato, queste qui sono morte loro due e loro no. Perfetto. Eccoci qui, ragazzi, ci siamo finalmente al villaggino. Intanto gioco due risse, non c'entra niente. Gli scudi, due taglie, i mercenari. Ti do il benvenuto a casa. Non è granché al momento, ma con un po' di impegno questo posto diventerà il cuore delle tue attività. Sì, quando verrò a giocare i mercenari. Hai sufficienza per costruire una nuova struttura. Fallo adesso. Oh, costruisci le strutture, finalmente il villaggio. Wow, che belle le animazioni. Officina, locanda, potenzi i tuoi mercenari gratis. Ma vai, come ragazzi nei giochi di cellulare, quando voi costruite all'inizio gratis, con le gemmine gratis, che andate veloce, oppure 5 secondi di costruzione. Visita la locanda. Wow ragazzi, sono troppi in hype. Seleziona, ok, allora abbiamo i mercenari combattenti, mercenari incantatori e protettori. Seleziona questo mercenario per vedere la sua abilità. Puoi potenziare le abilità di un mercenario con le sue monete specifiche. Provaci adesso. Ok, ecco quelle monetine di prima. Comunque ci parlerà, secondo me, Valera, proprio perché è una mercenaria. Insomma, possiamo diventare amici, Valera. Ok. Gli equipaggiamenti rendono più potenti le tue abilità ai mercenari. Li troverai al raggiungimento del livello 30 o completando gli obiettivi di incarico. Ecco, per esempio, il tiro arcano infligge... Ah, ok, perfetto, ci potenzi il personaggio. Ognuna
per ogni abilità. Allora, vediamo quale possiamo potenziare. Ma nel senso che infligge più danni. Allora direi questa, ragazzi, perché è più veloce. Comunque, se troviamo qualcuno di contro, infliggiamo comunque 8 danni a uno e 8 danni all'altro. Invece qui solo uno. E poi siamo più lenti, quindi senza scrupoli, vai! Spesso la preparazione è la chiave che trasforma una sconfitta in vittoria. Lo so. Grazie, Valera. Perfetto, fine. Tyrande. Ok, come lo puoi togliere? Ah, puoi aggiungere vari mercenari. Ok, indietro, per fortuna evidenziato. Come puoi vedere, di certo il lavoro non manca da questa parte. Ok, possiamo, ecco, si sembra costruire. Dovresti costruire una bacheca per tenere traccia di quello che va fatto. E anche per evitare spiacevoli sorprese. Subito. Ok, quindi questo qui è in pratica la collezione, ragazzi. Versione locanda. Falò, i mercenari in visita hanno bisogno del tuo aiuto con gli incarichi. Wow, quindi dovremo aiutare altri mercenari. Incredibile. Poi, ragazzi, ovviamente tutti questi tipi si potranno potenziare. Ovviamente. Qui c'è Grommash. Molto bene. Gli altri mercenari chiederanno aiuto per i propri incarichi. Ok, quindi tutorial 1. Che cinghiale. Raggiungi le savane e riscuoti la taglia sul vero spino feroce. Ok, vediamo le ricompense. Che serva l'oro di lezione. Chi si opporrà a noi cadrà. Oh mio Dio, che voce bella. Sempre da urco. Che è sempre arrabbiato. Ricompense locare e un pacchetto. E ovviamente quindi questi mercenari hanno bisogno di noi. Facendo queste taglie otteniamo queste ricompense che ci aiutano a crescere. Le troviamo al falò. Wow. Ti servirà un mezzo di trasporto per la prossima missione. Dov'è quel mago? Ok, perché sennò non possiamo andarci, per esempio, a questa qui di Grommash. Quindi sono anche i nostri stessi mercenari, ragazzi, che ci danno le taglie. Punto di ritrovo. Viaggia verso una taglia entusiasmante. Bene. Ovviamente c'è anche la battaglia PvE. Ti ho portato il mezzo di trasporto supremo. Eccolo è qui. È un congegno quadrupede organico ad alta velocità. Un cavallo. È un cavallo. Avevo chiesto un portale. Mamma mia. Per i portali serve tempo. Per non parlare dei costosissimi reagenti, il talento. È fatta. Prendi quello di cui. Mamma mia, signori. C'è troppo affinità con Valera. Un po' con te. Forse un giretto sul suo pony gli rinfrescherà la memoria sulla magia arcana. Certo, che già l'abbiamo incontrato, Milaus, nelle battaglie. E boom, Milaus, Manalampo, incredibile, signori. Ci saranno anche le battaglie PvP e PvE della storia, appunto queste qua. Comunque troppo sincronizzato io e Valera. Visita il punto di ritrovo. Ok, il cavallo in sottofondo. Savane, il bosco. Ok, col Vil. Richiede il completamento delle zone precedenti, quindi sarà questa la vera e propria avventura. Dove poi dovremo rinforzare le taglie dei vari mercenari. Ok, fonte fredda, massiccio, roccia nera, savane. Normale? No, normale. Dei deserti rocciosi, delle aspre colline, molte creature pericolose selvagge con le savane. Scegli. Ok, la prima taglia è quella di Grommash. Corrocara, Milos Molotempo, questi gettoni qui. Livello 4. Vai. Ah, gruppo iniziale. Cariel, Tyrande, Xira, Grommash e Milaus. Che c'è un posto per un altro, penso per Rokara poi. Dopo l'inizio di una sessione non potrai più modificare il tuo gruppo. Fine, certo. Andiamo. Quindi sì. Cavalcatura. Signori, cavalcatura di World of Warcraft. Se lo avessi, la sfrutterei questa cavalcatura. Una ricompensa speciale per aver iniziato la prima taglia in mercenari. Incredibile. Quindi basta andare a esplorare. Già delle ti escono le varie taglie. Ok, se ovviamente ci fanno fuori, possiamo dire addio alla ricompensa e alla taglia, no? Ok, siamo nella piena libertà. Qui possiamo tornare indietro. Ok, no, possiamo controllare incariche. C'è sul vero spino feroce, quindi in pratica su questo boss finale, vero spino feroce. Quindi sono già inserite nella mappa che andremo a visitare le varie taglie. Poi visualizziamo il gruppo. Chi c'è? I nostri amici. Possiamo vedere anche che abilità hanno. No, abbandona. Minor numero di turni. Turni in questa sessione. E facciamoci la prima battaglia cultisti di testa morta contro i nostri amati e odiati allo stesso tempo anche in BG, i Verrospini. Ci facciamo un sacco male con Tyrande, quindi è la prima.
Ci sono anche in antologhi morti 1 più 1, 1 più 1 e 1 più 1. Allora io direi di mettere Milaus, perché questi qua fanno più danni a loro. E di mettere anche Xirella. No? Ok. Ma gli estremi li prenderemo. Questi non li possiamo cambiare. Ah no, la tua panchina. Ok, rimane così. Allora, lei che fa? Infligge 3 danni. Attacco un nemico, infligge 3 danni. Facciamo così. E con questo che attaccherà scuro per prima, facciamo fuori a questo. Infligge 2 danni ai nemici. Sicuramente è lei, quindi questa qui farà male a tutti e due. Vamonos, signori. Addio. Ok, ora attaccano loro. Perfetto. No, povero Milo. Addio. Mamma mia ragazzi, troppo bravi, troppo, che combo. Vai, salite di livello, è proprio curioso ragazzi. Ok, anche quelli in panchina prendono livelli, incredibile. I tesori rimangono solo per una mappa delle taglie. I tesori possono essere trovati dopo ogni combattimento. Ok, scegli un tesoro, ok, poi se ne vanno in pratica. Infligge un danno, hanno più 1 più 3. Infligge un danno nemico casuale, ripeto effetto per ogni abilità arcana che l'ha lanciato. No, io direi ragazzi di fare questo. Siamo velocissimi. Ok, possiamo decidere. Per dire, contro questo sarebbe molto molto meglio, perché abbiamo più personaggi rossi. Qui abbiamo solo Atterrande. In cursore Chiomaguzza. Vai. Mamma mia ragazzi, è una figata assurda. Sta modalità mi sta piacendo un sacco. Certo, i combattimenti possono essere vari, perché cambia sempre il nemico. C'è sempre insomma un nemico nuovo, però possono essere a volte gli stessi. Ma direi che sono abbastanza epici. Ok, lei dobbiamo stare attenta, se no ci muore. Per l'alleanza e per la mia famiglia. Figata ragazzi. Ok, allora cosa fa? Attacca un nemico. Attacca, attacca. Allora facciamoci protezione. Visto provocazione, visto che questa qui se non la fanno fuori. Allora 3 e 3, 6. Non facciamo fuori a nessuno. Bene. Attacchiamo questo, perché mi sta antipatico. E intanto uccidiamo questo. Addio. Non mi fate nulla. Aia, peccato, per poco. Vai, provocazione. Attacca questo. Attacca questo. Pronti e via. Sempre se non muoiono prima. Ok, lo faccio fuori. Boom. Esploso. Wow ragazzi, qui incredibile. Nuova abilità, perfetto. Invece di non me lo subito. È lenta, più lenta, incredibile. E comunque ragazzi, veramente ci potremmo sbizzarrire in ogni modo. Passivo 2 più 1. No, dai, questo, ovvio. Ok, non lo posso fare più. Quindi devo scegliere la strada. Ora, e questi sono protettori. Noi abbiamo quelli azzurri. Quindi usiamo questo. Guardia Chiamaguzza. No, Ienero Vistradice no, vai. Perché abbiamo molti più personaggi azzurri. Ragazzi, poi non è incentrata, per dire, io a volte la ladder, no, che si chiama così, dove si gioca normalmente. Devo saperne. Come dire, è molto a volte ci incentrato sul mazzo, che mazzo usi, come giochi, la fortuna, anche Battleground. Invece qui ti fai la tua squadra, se sei forte, punto. E che è anche una, insomma, tematica di GDR, capito? Se hai un livello molto alto e sei forte, addio. Addio per lo spin, addio tutto. Allora questi qui li fanno un sacco male. Poverina Terande, non lo usiamo più. Ed era pure quella veloce. Ma subiamo troppo danni. Ah, andiamo con lui. E anche quello del vento, signori. Possiamo dire che Xirella è diventato un nuovo personaggio preferito. Rigenera 5 salute. Allora no, intanto infliggiamo 2 danni a questo come sempre. Allora, l'infliggio 2 danni a un nemico, no. Allora attacchiamo 2 volte, quindi fa 6 e 6, 12. Ok, quindi non lo so, attacchiamo questo. Comunque si potenzierà, però infliggerà 2 danni questo qui e siamo a posto ragazzi. Uno lo facciamo fuori. Ok, boom. Una cosa che le mosse che fanno sono molto veloci. Quindi tu non puoi vedere tutte le abilità, te le devi vedere prima del combattimento.
Victory. E mi dispiace, amico. Depotenziamolo. Attaccalo. E ve lo facciamo fuori, vabbè, ragazzi. È bello che è morto, dai. Facciamo 4 danni. Ok, 4 danni. Addio. Mamma mia, questo Grommash. Una bestia proprio. Guarda, ragazzi, un nuovo appunto. Guardate qui si potenziano, incredibile. Ci si continua a crescere proprio, incredibile. Cioè, ci si può arrivare subito ai livelli alti se uno gioca un sacco e si impegna. Il genere ottenuto invece di 5 danni a un nemico. È bella sto parte dei tesori, come nelle altre modalità. Forse questa è la ricarica. Comunque, infligge 5 danni a un nemico, gli fornisce meno 2 attacco. Infligge 3 danni, no, questo. E abbiamo già Xirella che cura. Ok, verde. Xirella non la possiamo usare allora. Adesso vediamo, visto anche il bello. Cioè, questa qui è proprio una nuova modalità di ragazzi gioco. E mi fa piacere anche, di solito a me non piace la modalità GDR così estrema. Diciamo, non come questa estrema negli altri giochi dove si farm grida. Cioè devi stare tipo forse delle 50 ore che hai fatto e sei stato forse 20 ore solo a farmare. Ecco, quello no, quel tipo di gioco non piace. Però essendo questo un gioco di carte mi intriga parecchio. Grommash, ovviamente. Tyrande. E Xirella. Così gli diminuiamo l'attacco a sti schifosi. Infligge 2 danni a un nemico con più salute. Allora possiamo andare tranquilli che attacchiamo bene. Ok, facciamo meno 2 attacco. E questo cosa fa? Infligge 3 danni. Oh, sono potenziate più forti. Che siamo più veloci. Infliggi 4 danni. No, questo dai. Siamo al terzo. Ok, non male. Dovremmo sopravvivere. Ok, senza attacco. Perfetto. 8 danni. Bene. Tutto come previsto. Incredibile. Allora. Dopo che questo mercenario è stato attaccato, in questo turno infligge 2 danni ai nemici. I 2 danni comunque non dovrebbero raddoppiare per gli altri personaggi. Come gli incantatori. Quindi possiamo fare questo Furia del Vento. Però non è un attacco fisico. Lo facciamo sempre così. Lo possiamo curare. Sì. E questo qua infliggiamo. Perfetto, 8 danni in faccia. Oh, anche lui ha fatto la stessa cosa. E addio. Oh, oh signori, ha attaccato anche l'altro. Anche se non ce l'avevo detto, perché è una furia del vento. Wow, ma che vittoria schiacciante. Intanto continuo a essere tutti a livello 6. Remilaus, vai. Infliggi 4 danni. Mamma quante abilità, se li sono venuti di tutti i colori. E abbiamo fatto la prima taglia. E così si va avanti, ragazzi. Incredibile. Ok, ecco, completato. Oh yeah. Ok, sempre 3. 10, Xirella, Milaus. Ok, sono pochi. E devo dire che devi giocare tanto per level upparli. O se no, ragazzi, dovrai shoppare. Sicuramente. Ehi, voi sì che siete degli eroi potenti. Ah, eccolo, cara. L'abbiamo incontrata nelle savane. Vieni, vieni. Io penso che dovremmo farlo aspettare. Vieni nel nostro team. Ok, non è morto nessuno. Che sono troppo bravo, ragazzi. Turni 7, pochissimi. Dai, Rokara, siamo bravissimi. Ti abbiamo trovato nelle savane. Ora ci segui, no? Nella squadra, ovvio. Ah, ok, possiamo sempre rigiocarlo. E ottieni delle monete per i mercenari. E una di queste ricompense casuali. Livello 6 c'è questo qui. Ok, dove ci sono queste altre monete più le altre ricompense che abbiamo visto. Che, ok, c'ho i mercenari a livello 6. Preciso, preciso. C'è sempre Grommash che è completata. Ok, dobbiamo riscattarla. Quindi Rokara che si è alleata con noi un pacchetto. Tutorial 1 completato. Quindi Rokara anche ci viene legata facendo il tutorial. Tutorial 2. Stiamo assoldando. Costruisci il carro del mercante e apri una busta dei mercenari. Sembra anche che il nostro villaggio abbia già attirato un mercante. Certo.
Va bene ragazzi, io ormai registro da 41 minuti, sono troppo contento per questa nuova modalità ed espansione. Se volete, questa qui sarà la parte 1 e poi farò uscire la parte 2. Intanto questa parte, da come state vedendo, l'ho fatto uscire praticamente il giorno dopo, il 13. Però direi che è abbastanza per oggi e per questo episodio. La parte 2 ci sarà nel prossimo video di Hearthstone Mercenari. Ciao ciao ragazzi. Mamma mia, ragazzi, sono troppi in hype, non ci posso credere, è una figata assurda.